dell'attività copyright nella Commissione Europea, la Direzione Generale Connect, il quale ci descriverà il pronostico sulle prossime fasi di lavoro. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie al NIBACT per l'invito, grazie in particolare a Vittorio Ragonesi, perché devo dire che è stato lui che mi ha chiamato e mi ha convinto a venire qua. Con grande piacere, nonostante questi siano ovviamente giorni molto, molto densi di impegni a Bruxelles sulle questioni del diritto d'autore. Io temo di non riuscire ad eguagliare l'italiano di Silvi perché siccome non mi sono preparato un discorso scritto e spesso lavoro in inglese e in francese, ogni tanto mi perdonerete insomma se non raggiungerò vette diciamo di oratore insomma, ma almeno spero che l'intervento sarà utile. Allora, detto questo, sì, il pronostico, magari quello che vorrei fare è effettivamente poi cercherò di addentrarmi anche un po' insomma su alcune riflessioni giuridiche ovviamente sulle disposizioni più discusse della direttiva, però insomma penso che sia interessante da parte mia darvi un po' anche l'esperienza pratica al contesto generale e spiegarvi un po' insomma cosa sta succedendo, il ruolo che la Commissione Europea e il Consiglio e il Parlamento hanno in questa discussione. Innanzitutto la Commissione Europea ha ovviamente un ruolo fondamentale in quanto secondo i trattati europei ha il diritto si sente? Ditemi se devo spostare il microfono. La Commissione Europea ha il diritto si sente? Si sente? Alzare il ok. Il diritto esclusivo di iniziativa legislativa, come puoi arrivare. Conseguentemente ogni proposta, pressoché totalità dei casi, legislativa di direttiva a livello europeo è originata da un testo della Commissione, che poi viene discusso, negoziato dal Parlamento e dal Consiglio. La Commissione ovviamente continua ad avere un ruolo importante nelle discussioni, soprattutto nella fase finale poi, che spesso oggigiorno si traduce in processi cosiddetti di trilogo, che devono poi ricominciare per questa direttiva, dove abbiamo il Consiglio, il Parlamento e la Commissione che cercano diciamo, di trovare un accordo sul testo finale. Quindi il nostro ruolo ovviamente è stato importante e rimarrà importante perché abbiamo proposto l'impianto diciamo, di queste norme. Come già stato ricordato in precedenza, la direttiva sul diritto d'autore è parte di una strategia sul mercato interno digitale che è una strategia legislativa a 360 gradi che ha pochi precedenti nella mia esperienza di decennale già. Di legislazione europea perché abbiamo proposto tutta una serie di iniziative per cercare insomma, di modernizzare e di migliorare il quadro legislativo del commercio elettronico sostanzialmente in senso lato. Molte di queste iniziative legislative sono già state adottate, l'ultima è la direttiva sui diritti la chiamiamo il VMS sulla televisione e le radio che è stata adottata alcune settimane fa e per quello che riguarda il diritto d'autore credo che sia indicativo ricordare che la direttiva di cui stiamo parlando che è senza dubbio il pezzo principale insomma, della nostra riforma legislativa è però solamente una di tra cinque proposte legislative sul diritto d'autore che sono state presentate da questa commissione, tre delle quali sono già state diciamo, adottate, tra cui per esempio il regolamento sulla portabilità trasfrontaliera dei contenuti, di cui probabilmente avete già sentito parlare. Ora, focalizzandosi sulla direttiva del diritto d'autore, i lavori preparatori vengono da lontano in qualche modo perché verso la fine del ciclo legislativo europeo precedente, quindi
l'ultima commissione Barroso, avevamo cominciato a lavorare ad un programma di riforma legislativa del diritto d'autore che poi ha trovato lo sbocco con la commissione Juncker e la proposta che conoscete. Il motivo, diciamo, principale per il quale questa riforma legislativa è importante è perché sostanzialmente il quadro normativo generale sul diritto d'autore a livello europeo, come molti di voi sanno, è ancora fondamentalmente dettato da una direttiva del 2001, la direttiva sul diritto d'autore della società dell'informazione, che sancì all'epoca direi i fondamentali quasi costituzionali, insomma, a livello europeo sul diritto d'autore, con la lista dei diritti esclusivi e la lista delle eccezioni a tali diritti, che all'epoca, fra l'altro interessante notare, come molti di voi sanno, fu una direttiva europea adottata sostanzialmente per trasporre a livello europeo i trattati del 1996 sull'OIP. Quindi siamo sempre un po' in questo circolo, che speriamo nella maggior parte dei casi sia un circolo virtuoso, fra lawmaking a livello internazionale e direttive europee di implementazione di principi internazionali che poi vengono a loro volta trasposte negli ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano. Quindi direi che dal punto di vista giuridico è anche importante ricordare che siamo in un'area del diritto che è vincolata, direi, anche in gran parte da trattati internazionali, dal diritto europeo, quindi poi tutto quello che viene fatto a livello nazionale è in qualche modo, margini di manovra esistono ancora, ovviamente per gli Stati membri, ma è il derivato di un quadro legislativo più ampio. Quindi, con la direttiva di cui stiamo parlando, che è stata proposta dalla Commissione ormai quasi due anni fa, stiamo parlando del settembre del 2016, siamo un po' tornati per la prima volta a affrontare appunto, i fondamentali, come dicevo prima, quindi i diritti esclusivi e le eccezioni al diritto d'autore. L'obiettivo generale è quello di modernizzare appunto il quadro legislativo che, come ricordavo che Danzi, è rimasto sostanzialmente mutato per più di 15 anni, e modernizzarlo diciamo con due obiettivi fondamentali che sono tenere conto che lo sviluppo tecnologico, sia dal punto di vista della protezione dei diritti e degli autori, che dal punto di vista degli utenti, quando parliamo soprattutto di eccezioni e limitazioni, e questo è un secondo obiettivo che è particolarmente rilevante per la discussione sul value gap, sulla quale mi interrò fra poco, creare una maggiore diciamo fairness, quindi un mercato più equilibrato all'interno del sistema digitale per quello che riguarda la distribuzione del diritto. Questo perché uno degli elementi dell'analisi della Commissione, stati in qualche modo ricordati da alcuni relatori che mi hanno preceduto, è la constatazione che negli ultimi 15 anni, ma probabilmente anche negli ultimi 5 anni, il mercato della distribuzione online dei contenuti è cambiato. Vi sono oggi tutta una serie di attori, di prestatori di servizi online che hanno un ruolo fondamentale nella distribuzione del contenuto, nel raggiungere i consumatori finali, le cosiddette piattaforme online, quali YouTube, Spotify, Facebook e tante altre, che però in alcuni casi hanno un modello di business molto diverso rispetto ai modelli di business dei distributori, diciamo, più tradizionali che li hanno preceduti, perché sostanzialmente se prendiamo una piattaforma come YouTube, la caratteristica principale rispetto alla nostra discussione è data dal fatto che il contenuto viene immesso in rete dall'utente e poi viene trasmesso da YouTube in quanto intermediario al consumatore finale, e quindi, come dire, con nuove questioni che stiamo cercando di affrontare nel dibattito del value gap circa
la possibilità da parte delle industrie creative, degli autori, di poter controllare in qualche modo il flusso delle opere che vengono utilizzate da questi servizi ai consumatori e soprattutto in ultima analisi poter ricavare una remunerazione adeguata dall'utilizzo appunto di queste opere online anche in un contesto appunto di distribuzione da parte di questi attori che è diverso rispetto a quello che abbiamo visto in passato. E in qualche modo questo obiettivo di fondo di riequilibrare il mercato digitale per quello che riguarda il diritto d'autore è anche l'obiettivo dell'altra proposta, dell'altra disposizione controversa nel dibattito europeo di questi giorni, che è l'articolo 11 sul nuovo diritto di cinema, il diritto commesso per gli editori questi sono un po' gli obiettivi generali. Ora, prima poi di ritornare insomma a qualche considerazione più diciamo di sostanza, qualche parola appunto come dicevo sullo stato dell'arte, sul contesto diciamo più generale dei negoziati. Come molti di voi sanno, si tratta di una direttiva che è estremamente discussa, è estremamente difficile da portare avanti, estremamente controversa. In qualche modo, diciamo, nessuno di noi si illudeva che fosse una passeggiata nel parco, nel senso che obiettivamente ogni volta che per in qualsiasi parte del mondo si mette sul tavolo una riforma seria e globale del diritto d'autore, inevitabilmente è una delle materie diciamo, più difficili in un negoziato legislativo che si possano affrontare, perché ci si trova davanti inevitabilmente a degli interessi economici molto forti da parte di tutti gli attori del mercato. Già direi che nel momento in cui l'Unione Europea si pone l'ambizione di riequilibrare gli interessi in campo, evidentemente si tratta di un riequilibrio che diciamo, non può venire per consenso, inevitabilmente. Quindi il fatto che si tratti insomma, di discussioni difficili credo che sia un po' insito nell'ambizione della proposta. Si tratta di tematiche che Cambino ricordava poc'anzi, toccano anche questioni centrali per i diritti della persona, non solo dal punto di vista del diritto degli autori e dei creatori, ma anche dei diritti degli utilizzatori di questi servizi. E quindi inevitabilmente insomma, si tratta di questioni che inevitabilmente sollevano delle tematiche di diritti fondamentali. Diritto di proprietà da parte diciamo, dell'autore, ma anche il diritto alla libertà di espressione da parte dell'utente, per esempio di alcune piattaforme online. E anche se poi oggi vediamo una polemica politica che spesso in qualche modo altera i concetti e li semplifica, però questo equilibrio diciamo, fra differenti diritti fondamentali è obiettivamente insito nella materia stessa a livello nazionale ma anche a livello europeo. Sono state una serie di sentenze della Corte di Giustizia che hanno richiamato la necessità in questa materia di trovare un equilibrio fra i differenti interessi. Questa centralità dei diritti fondamentali fa sì che si tratta di una tematica che se da una parte è estremamente tecnica e ha degli interessi economici estremamente importanti, dall'altra però inevitabilmente è facile da trascinare in qualche modo in un dibattito pubblico, talvolta ripeto anche con semplificazioni esagerate. Quindi insomma, tutto questo per dire che si tratta di una discussione estremamente difficile. Negli ultimi mesi vi sono stati dei passi avanti fondamentali nel negoziato, perché siamo riusciti a trovare un punto di equilibrio fra gli stati membri che ha consentito alla fine del mese di maggio di raggiungere la posizione del Consiglio, quindi dell'integrità degli stati membri, con
dibattuto e anche discussioni talvolta magari ci siamo trovati un po' su in disaccordo su alcuni punti con il governo italiano. Questo. Abbiamo lavorato molto bene anche con Vittorio Aragonese, sono sicuro che non esiterà anche Vittorio a sollevare alcuni aspetti critici, diciamo, da parte loro. Comunque il testo del Consiglio, l'accordo del Consiglio a fine maggio è stato un momento fondamentale di questo processo legislativo, che ha consentito anche di mettere una certa pressione sull'altro ramo del legislatore comunitario, che è il Parlamento europeo, che ha consentito alcuni giorni fa, forse la settimana scorsa, alla Commissione Giuri, la Commissione Affari Giuridica, che è la commissione competente in Parlamento, di approvare un testo che teoricamente dovrebbe servire come mandato, come base, diciamo, di partenza per il Parlamento europeo per negoziare con il Consiglio e con la Commissione nel corso, appunto, del processo di trilogo che, come dicevo poc'anzi, è sempre o quasi sempre, insomma, il momento più positivo delle discussioni. In realtà la partita è ancora molto aperta ed è ancora molto aperta perché vi sarà un voto della plenaria del Parlamento il 4 e il 5 di luglio, quindi insomma si tratta di metà della settimana prossima, nel quale, con una procedura che è anche nuova in qualche modo, una procedura che è stata introdotta in questo ciclo legislativo, in questo Parlamento, la plenaria, se viene sollecitata, cosa che è accaduta in questo dossier, ma accade ormai in tutti i file importanti, se la plenaria viene sollecitata da 70 membri del Parlamento, avviene un voto per confermare o rigettare il mandato della Commissione competente. Ripeto, in quanto tale non è niente di particolarmente nuovo, quantomeno in questo Parlamento. È avvenuto per esempio nell'altro dossier importante sul diritto d'autore, il regolamento sui radiodiffusori, il regolamento SAPCAP. Ma in questo caso devo dire che, più che in passato, vi è al momento una seria possibilità che la plenaria rigetti il mandato della Commissione Affari Giuridici. Il tema, come dicevo, è controverso, il rapporto della Commissione Affari Giuridici è passato con una maggioranza risicatissima su tutte le disposizioni, diciamo, più importanti, la campagna in qualche modo contro l'articolo 11 e l'articolo 13 sta in questo momento raggiungendo livelli assolutamente delicati, non solo online ma anche sulle strade. Ci sono state domenica, ieri, una serie di manifestazioni in varie città tedesche contro questa direttiva, contro il Value Gap, per cui sinceramente in questo momento il voto del Parlamento è estremamente aperto, e devo dire che il pronostico per diciamo, al titolo del mio intervento in questo momento è piuttosto negativo. Cioè, per essere molto chiari, oggi la nostra analisi è che il rapporteur non ha una maggioranza a favore del suo testo. Questo credo che sia una cosa, come dire, importante da dire chiaramente, perché al di là dei dettagli su alcune disposizioni, e ripeto, poi la Commissione si pronuncerà in trilogo, non siamo necessariamente d'accordo su tutto quello che il rapporto del Parlamento ha fatto, però credo che tutti quelli che hanno a cuore diciamo, gli obiettivi di questa direttiva devono sapere oggi che c'è un rischio forte che la Plenaria rigetti il mandato della Commissione Giuridica, il che ovviamente sarebbe un problema per questo file, perché se la Plenaria rigetta il testo della Commissione Affari Giuridici, quello che succederà è che la proposta verrà riportata nuovamente nella plenaria del Parlamento di settembre, ma a questo punto non si tratterà più di un voto sì o no sul testo della Commissione Affari Giuridici, ma vi saranno dei nuovi emendamenti. E
elementi riaprono in qualche modo tutta la partita, perché vi è la possibilità che delle maggioranze alternative rispetto a quella che ha conseguito il risultato in commissione affari giuridici si possano creare, e in tal caso il rischio è che si creino delle maggioranze alternative che rischiano di indebolire sostanzialmente, insomma, l'impianto della proposta della commissione. E al di là della sostanza, la preoccupazione che abbiamo noi in questo momento è anche una preoccupazione tempistica, perché se il Parlamento europeo arriverà solamente a fine settembre a formulare una posizione, ci rimarrà molto poco tempo per poter concludere questo negoziato nel corso, appunto, prima delle prossime elezioni europee. Sostanzialmente le elezioni europee sono, credo, a maggio dell'anno prossimo, però per tutta una serie di meccanismi istituzionali che poi d'altra parte penso che siano comuni anche a livello nazionale, sostanzialmente il termine ultimo per poter arrivare ad un accordo politico al mese di febbraio. Quindi, insomma, se possiamo iniziare il negoziato tripartito solamente a ottobre, considerando che ci abbiamo messo praticamente 2 anni ad arrivare ad una posizione del Parlamento, una posizione del Consiglio, riuscire a chiudere il negoziato in 4 mesi sarà difficile. Ovviamente da parte nostra ci metteremo, se dovesse essere questa l'eventualità, il massimo impegno, il massimo sforzo anche a livelli politici più alti della Commissione, però inizia a essere diciamo una situazione che in qualche modo solleva delle preoccupazioni. Per finire un attimo su questa panoramica di processo e di situazione politica, ovviamente è sempre, come dire, se non si dovesse riuscire a concludere il negoziato prima delle elezioni europee, la proposta non decade, può essere richiamata dal Parlamento successivo, però è chiaro che con proposte legislative, diciamo, di questo impatto politico, di questa ampiezza, passare ad un nuovo Parlamento, ad una nuova Commissione, apre tutta una serie di scenari imprevedibili, perché ovviamente, insomma, bisognerebbe lavorare appunto per una situazione nella quale il nuovo Parlamento e una nuova Commissione si sentano in qualche modo di appropriare gli obiettivi della proposta che è stata proposta in un momento precedente. E comunque, anche se questo accadesse, si rischia uno stop dei lavori per un anno sostanzialmente, tra elezioni europee, nuovo Parlamento, nuova Commissione, eccetera. Quindi, insomma, questo per mandare un segnale realista della situazione. Ovviamente non siamo ancora nello scenario peggiore, cerchiamo di lavorare tutti per fare sì che il Parlamento riesca a trovare una soluzione già la settimana prossima. Se così non fosse, ripeto, ci impegneremo tutti allo spasimo per poter comunque ottenere, diciamo, un risultato nei prossimi mesi, però, insomma, siamo ancora, nonostante i passi importanti che sono stati compiuti negli ultimi 2 mesi, siamo ancora lontani dalla definizione di questo dossier. L'articolo 11 e l'articolo 13, poi immagino che ne discuteremo per tutto il resto della giornata, sicuramente, insomma, ci saranno tutta una serie di altri interventi, quindi, ma giusto magari per, ho già dato un po' l'obiettivo generale, ma per spiegare un po', insomma, la questione dal nostro punto di vista. La diagnosi, come dicevo prima, generale è stata che, come dicevo prima, il mercato digitale, con nuovi attori che si inseriscono in qualche modo nella catena di distribuzione in maniera diversa dagli attori tradizionali, richiede in qualche modo un nuovo intervento legislativo per cercare, insomma, di ribilanciare il rapporto tra enti di diritto, tra industrie creative e piattaforme online. Ovviamente
è anche importante dal punto di vista della Commissione trovare un bilanciamento che sia il più equilibrato possibile in qualche modo, perché è vero, come è stato detto poc'anzi, che senza il contenuto protetto del diritto d'autore molte piattaforme sostanzialmente probabilmente non avrebbero il loro business model. È anche vero che nella migliore delle ipotesi l'obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso, perché anche per il diritto d'autore queste piattaforme hanno dato nuove opportunità di raggiungere soprattutto nuove generazioni, eccetera eccetera. Quindi insomma è sempre un esercizio di equilibrio che va trovato e che non è facile in presenza di interessi così forti. Sul value gap, il problema dal punto di vista giuridico è stato dato dal fatto che in qualche modo piattaforme come YouTube, per essere chiari, quindi quelle che noi chiamiamo user uploaded content platform, quindi piattaforme il cui contenuto viene caricato dagli utenti, hanno finito, forse al di là delle intenzioni originarie del legislatore del 2000 e del 2001, però ormai diciamo queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, per trovarsi, per effetto di come si è mosso il mercato e soprattutto della giurisprudenza nazionale divergente fra l'altro in vari paesi europei su questa tematica, hanno finito per trovarsi in una serie di o vuoto giuridico o comunque incertezza giuridica, perché sostanzialmente la questione principale è quando YouTube mette a disposizione dell'utente un contenuto protetto del diritto d'autore che è stato caricato da un'altra persona. Si tratta questo di un atto coperto dal diritto d'autore o no? Quindi dal punto di vista tecnico, come molti di voi sanno, YouTube o queste piattaforme effettuano o no un atto di comunicazione al pubblico, e dall'altro lato può o meno questa situazione essere esonerata dalla responsabilità per violazione del diritto d'autore in virtù della direttiva commercio elettronico, che ha all'articolo 14 in particolare delle norme per tutelare, diciamo, gli intermediari di internet. E questa è una questione che si è aggravata nel corso degli anni, perché probabilmente l'equilibrio trovato tra diritto d'autore e commercio elettronico dalla direttiva del 2001 è stato in qualche modo sempre di più messo in discussione dallo sviluppo, diciamo, di business models che ovviamente 15 anni fa non esistevano e che hanno un impatto molto più importante sulla distribuzione del contenuto e anche dal punto di vista, direi, della concorrenza con servizi online quali per esempio Spotify e altre platforms, che magari potranno sollevare altri tipi di problematiche che però normalmente hanno, diciamo, sono solitamente, diciamo, nel novero della comunicazione al pubblico, e è chiaro per tutti che devono ottenere delle licenze prima di poter operare. Su questa questione dell'inquadramento giuridico delle piattaforme c'è stato, insomma, vedo persone nella sala che sono ancora più addentro di me su tutta questa tematica, giurisprudenze a livello nazionale che sono andate in direzioni molto diverse in vari paesi europei. La giurisprudenza italiana e spagnola, forse a quanto mi consta, sono quelle che più di altri paesi si sono avvicinati a diciamo, sancire una responsabilità di queste piattaforme. La giurisprudenza tedesca e di altri paesi ha invece quasi sempre sistematicamente dichiarato l'esenzione dalla responsabilità per il pubblico. Quindi questa è un po' la problematica che ci siamo trovati a gestire quando due anni fa abbiamo messo sul tavolo la nostra proposta. In qualche modo, ma su questo adesso non andrò troppo in dettaglio, ne potremo riparlare sicuramente nel corso della giornata, la proposta della Commissione in qualche modo ha lasciato un po' sullo sfondo la tematica della responsabilità, quindi della comunicazione al pubblico dell'articolo 14. Abbiamo richiamato alcuni principi che noi riteniamo si possano desumere già dalla giurisprudenza in un considerando,
e ci siamo focalizzati soprattutto sulle misure tecniche di content recognition che secondo la nostra proposta devono essere applicate dalle piattaforme per poter o monetizzare, quindi diciamo generare ricavati per gli autori dall'utilizzo di questi contenuti o impedire che vadano in rete dei contenuti illegali. Sia il Parlamento finora, quantomeno la Commissione Affari Giuridici, sia il Consiglio hanno sostanzialmente ripreso la parte che nella proposta della Commissione era nel considerando, quindi la parte sulla comunicazione al pubblico, e l'hanno portata nel testo della direttiva, quindi sancendo almeno delle intenzioni, delle proposte sul tavolo in questo momento, un chiarimento importante che queste piattaforme svolgono un atto di comunicazione al pubblico per il diritto d'autore, e nel testo del Consiglio anche che questa circostanza ha come conseguenza il decadimento, diciamo, dal beneficio dell'esenzione di responsabilità sotto la direttiva commercio elettronico. E poi il testo del Consiglio in questo momento diciamo differisce rispetto al testo del Parlamento perché ha introdotto una serie di mitigazioni, in cattivo italiano, di limitazioni, diciamo, della responsabilità per le piattaforme che agiscano comunque secondo standard di diligenza professionale nell'applicare misure tecniche di riconoscimento dei contenuti, che è stato visto in Consiglio un po' come un equilibrio rispetto all'aver sancito la responsabilità delle piattaforme nella prima parte dell'articolo 13, ma che senza dubbio è una norma che ha già sollevato discussioni, di cui sicuramente oggi pomeriggio vedremo avremo alcune riflessioni da parte degli stakeholders. In Parlamento al momento la polemica politica in Parlamento e fuori dal Parlamento non è tanto, anche se questo probabilmente è il vero interesse che sta dietro, ma non è tanto sulla responsabilità ma quanto sulle misure di riconoscimento dei contenuti che sono state negli ultimi giorni, diciamo, dipinto come meccanismi di censura e che finiranno, insomma, cosa che ovviamente ci sembra un po' esagerata, pur nel dovuto rispetto, come dicevo prima, della necessità di trovare un equilibrio tra i vari diritti fondamentali in gioco. Quindi, al momento, bisogna vedere che cosa uscirà dal testo del Parlamento, se il testo del Parlamento non sarà quello che abbiamo visto nella Commissione Affari Giuridici, e poi avremo il compito non facile, come dicevo prima, di cercare di mettere insieme la proposta della Commissione, il testo del Consiglio e quello che verrà dal Parlamento. Molto brevemente, l'articolo 11, il nuovo diritto degli editori, è un'altra di quelle norme dove sostanzialmente certamente l'obiettivo è stato quello di riequilibrare il bargaining power, diciamo, come lo chiamiamo in inglese, tra gli editori di stampa e le piattaforme internet. Sostanzialmente c'è un obiettivo politico molto chiaro da parte della Commissione, che avete visto anche su altre più recenti iniziative, di tutelare l'investimento nel giornalismo di qualità come un elemento essenziale per la vita democratica. E questo è un obiettivo di fondo sul quale la Commissione è estremamente impegnata in questo momento, su tutto il dibattito sulle disinformazioni online, le cosiddette fake news. Quindi, insomma, si tratta di una disposizione che riguarda il diritto d'autore ma che ha un impatto più ampio. Sostanzialmente la nostra proposta è stata quella di attribuire agli editori di giornali un diritto vicino, connesso, sostanzialmente simile a quello di cui godono nel diritto europeo già i produttori cinematografici, i produttori musicali e i radiodiffusori. Ovviamente la proposta è estremamente controversa perché a seconda di come viene definito il campo di applicazione di questo diritto connesso si va ad impattare più o meno su tutta una serie di utilizzi di contenuto online, di nuovo da parte di
piattaforme, di motori di ricerca, di motori di ricerca che offrono servizi, diciamo, di rassegna stampa, in qualche modo come Google Search e Google Image, Google News. I social media sono diventati ormai il canale privilegiato per accedere all'informazione online, soprattutto da parte delle nuove generazioni, e quindi di nuovo, così come per il Value Lab, siamo di fronte a interessi economici estremamente rilevanti, quindi a un compito difficile, diciamo, di riequilibrio del settore. Direi che questo, insomma, è quello un po' che volevo dire su una panoramica generale. Ovviamente ci sono tutta una serie di altre disposizioni di cui magari Vittorio Ragonesi ci parlerà fra poco, che sono ugualmente importanti sulle eccezioni, sulla digitalizzazione del patrimonio culturale attraverso meccanismi facilitati di licenza per le opere fuori commercio, che hanno provocato, insomma, anche una serie di discussioni abbastanza accese a livello tecnico in consiglio, però devo dire che in generale sono state in qualche modo approvate al momento, non dico all'unanimità, ma in maniera più consensuale sia dal Parlamento che dalla Commissione Affari Giuridici, tant'è vero che mentre il voto sugli articoli 11 e 13 della Commissione Affari Giuridici si è risolto sull'articolo 11 veramente per un voto, sull'articolo 13 con maggioranza comunque alla fine abbastanza risicata, su altre parti della direttiva delle volte abbiamo avuto anche il consenso dei 25 membri, diciamo, della Commissione Affari Giuridici. Però si tratta ovviamente anche le eccezioni delle opere fuori commercio di disposizioni che a seconda dell'equilibrio finale avranno ovviamente un impatto importante sugli attori di mercato, sugli editori da una parte, le biblioteche in qualche modo come utenti dall'altra, e quindi che sicuramente meritano, nonostante il contesto sia in questo momento assorbito dalle due norme più discusse, diciamo una riflessione verso appunto il raggiungimento del risultato finale. Io mi fermerei qui, rimarrò comunque con voi almeno per parte del pomeriggio, quindi sicuramente avremo modo di discutere oltre questo tema. E grazie a tutti. Grazie Marco Fiorello, anche devo dire per la lucidità istituzionale con cui ha ricomposto questo mosaico, davvero diciamo alla prima sperimentazione, in qualche modo c'è il recupero da parte del Parlamento di una sovranità che ha una doppia valenza, quella certamente di rimettere nel circuito decisionale dell'Unione Europea gli interessi dei cittadini, ma anche quella di essere un po' viziata poi da un consenso che di qui a breve dovranno andare a recuperare presso gli stessi cittadini, e quindi come tipico dei rappresentanti, diciamo così, del popolo, si muovono sempre, fa un'attenzione a quegli interessi perché poi vengano in sede legislativa a essere rappresentati, ma anche in qualche modo un'attenzione a una popolarità di quale tra quegli interessi consente di avere un maggior numero di voti. E però è salutare che ci sia questo confronto, perché del resto anche la fragilità della costruzione europea di questi ultimi tempi trova un antidoto proprio in questa partecipazione tripla, Commissione, Consiglio e Parlamento, che porti poi a trovare delle norme che siano anche legate a un'espressione di rappresentanza più forte, che non ha ovviamente la Commissione, che è in chiave secondaria rappresentativa, il Parlamento ce l'ha, perché ogni parlamentare rappresenta 150-200.000 preferenze, il che è importante perché è la prima volta, è la prima volta che ci troviamo in questa fase storica ad avere delle norme che hanno questa forza di portare dentro gli interessi degli elettori, dei cittadini, e quindi è gioco forza che ci sia questa tensione. È molto interessante, ma se ne parlerà nella tavola rotonda, i due strumenti utilizzati, cioè le due direttive, il 2001-29 e il 2021, che sono rispettivamente quella sul diritto d'autore, i diritti connessi e il commercio elettronico, muovevano da due impostazioni
diciamo, diametralmente diverse rispetto alle categorie giuridiche che c'erano dietro, no? Una, il diritto d'autore, la comunicazione a atto di riproduzione, e quindi parlavamo della titolarità del diritto d'autore. L'altra è la responsabilità civile, e quindi in quanto responsabilità civile la valutazione dei comportamenti attraverso un certo grado di diligenza, e quindi poi la necessità di accollare, se fosse stato responsabile, il risarcimento del danno. Il mettere insieme queste due dinamiche, che sono completamente diverse, una potremmo dire attiene proprio tipicamente al diritto industriale, all'opera titolata, l'altra invece appartiene alla responsabilità civile generale, effettivamente crea una discrasia con il sistema, perché se si forza troppo il discorso di comunicazione atto di riproduzione, e quindi da me poi viene a cadere tutto il discorso della responsabilità civile, come se fosse automatica a quel punto la responsabilità civile, non può che esserci poi come appito di recuperare delle esenzioni della responsabilità civile quando si può andare a scrivere la norma. Ed è questo quello che sta succedendo, proprio per cercare di tenere insieme le due cose. Quindi è molto interessante per gli studiosi, anche i giovani studiosi del nostro centro di ricerca, di comprendere quali sono le due rationes sottese a quelle due direttive, e come il tentativo di mettere insieme può far rientrare in qualche modo dalla finestra gli antidoti che altrimenti solo legati alla pura violazione come comunicazione atto di riproduzione porta anche a dei risultati, per certi versi anche poi alla fine di deresponsabilizzazione, perché a quel punto c'è una sorta di automatismo, e quindi probabilmente anche quelli più attrezzati inventeranno un congegno che consentirà poi di sfuggire da quella che è l'atto tecnologico di comunicazione. Quindi davvero anche per questa riflessione. A questo punto